Forbici, Fon è una profumatissima lacca. Si presenta così il parrucchiere e consulente d'immagine Giovanni Sfananga che prossimi 13, 14, 15 giugno, in occasione del 62esimo Taormina Film Festival, pettinerà star internazionali del calibro di Richard Gere, neopresidente onorario della manifestazione più attesa dagli amanti della pellicola. Una grande emozione, la stessa che ha fatto delle mie mani strumento per creare infinite acconciature che non smetterò mai di reinventare sulle chiome delle signore e delle star, confessa Giovanni Sfananga, che abbiamo incontrato nel salone di Via Gorizia, dove lavora da anni, accompagnato dal suo staff. Ma guarda, sicuramente è una, diciamo, una conferma del fatto se sei lavorato bene precedentemente o se non hai lavorato bene, però nella quotidianità è quello che facciamo più importante, cioè per noi il nostro business core sono i clienti di Caltanissetta che vengono ogni giorno a darci la loro fiducia e noi facciamo di tutto per non tradirle, e questa è la vera sfida ogni giorno. Poi pettinare un'attrice, una star, sono quelle pillole che danno la conferma che il lavoro che hai fatto è stato un buon lavoro. Ma guarda, non è nuovo questo genere di esperienza, già lavoriamo nell'ambito dell'alta moda da tanti anni, ci occupiamo di formazione professionale e praticamente cureremo l'immagine di tutto un panorama di cast, di attrici, ma lavoreremo anche nel mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura, della musica. Il nostro lavoro principale sarà quello di acconciare tutti gli artisti che si dovranno esibire in questa rassegna, diciamo, cinematografica, che dopo Cannes, Hollywood e Venezia praticamente è la più importante nel mondo del cinema. Noi, in funzione a come saranno vestiti tutti gli artisti, come saranno truccati, il tipo di scollatura che avranno, ma anche in funzione alla forma del volto, daremo, diciamo, il tocco, curremo l'air fashion per quello che potrà starle meglio. Cioè, sicuramente quando ero piccolo non sognavo di fare questo lavoro qua, però poi ogni giorno, cioè, nel scoprire nuove cose. Oggi poi, tra l'altro, la consulenza d'immagine, per quanto possa sembrare apparentemente così, ha assunto un ruolo fondamentale. Abbiamo già lavorato con attrici importanti, con modelle come Claudia Schiffer, ma ci occupiamo sempre del mondo del cinema, dello spettacolo. L'anno scorso abbiamo fatto Miss Italia, che è un panorama già più nazionale, questa volta c'è un salto di qualità veramente d'eccezione.